In questo luogo, dove furono massacrati alcuni italiani assieme ad una spia inglese, siamo nella zona dove furono uccisi i caduti, detti caduti della Storta, ma insomma in realtà la località è molto prima della Storta, tra cui il grande sindacalista socialista Bruno Buozzi. In questo luogo, che a tutt'oggi è ancora pressoché ignorato, anche perché si cerca in tutti i modi di non far sapere come e in che modo e per quale ragione queste persone furono uccise, in questo luogo noi faremo come nostra abitudine un resoconto della stampa con i nostri commenti. Altrimenti spia inglese. Ah sì, questo era una spia inglese che è stato ucciso perché si trovava assieme a loro. Sicuramente questa persona sarebbe stata utilizzata come merce di scambio. Qui c'è sicuramente dietro la morte di Bruno Buozzi l'atteggiamento che Bruno Buozzi aveva preso contro l'alienazione di tutti i beni dei sindacati fascisti, ma su questo è un discorso che faremo un'altra volta. Adesso prendiamo come spunto questo importante luogo per una piccola rassegna di cose stampate, cose scritte con il nostro commento. Oh, il commento non è sequenziale, facciamo vedere gli articoli come vanno. Di Pietro e Berlusconi, un male per l'Italia. La crisi è ossigeno per le forze antisistema. Lo dice il classico uomo del sistema, Enrico Letta. Letta, se c'è un uomo che è uomo del sistema, è Enrico Letta. Sappiamo i suoi trascorsi con la massoneria e soprattutto con l'Inghilterra. Con tutto. Uomo di punta, anzi eminenza grigia del PD, diciamo dei cattocomunisti. In ogni caso è interessante che questo lo dice, la crisi è ossigeno per le forze antisistema. Certo che è ossigeno, noi abbiamo sempre criticato il sistema e noi sappiamo perfettamente che il sistema porta a questa crisi. Tra l'altro cogliamo l'occasione per dire che proprio in questi giorni noi abbiamo mandato in onda, abbiamo fatto circolare un filmato del professor Auriti, il quale fa una descrizione perfetta della situazione economica. Invitiamo tutti i nostri amici di andarlo a vedere sui nostri siti e soprattutto prevede che la nascita dell'euro avrebbe comportato una crisi fondamentale. Lo prevede nel 2000, doveva essere ancora istituito l'euro, ma prevedeva, stante la situazione, stante il fatto che appunto l'euro sarebbe stata espressione tipica di una forma bancaria assolutamente avulsa dai doveri e dal controllo dello Stato e da parte dei cittadini, avrebbe creato una situazione di crisi. Questa crisi oggi c'è e esattamente 10 anni prima era stata prevista dal professor Auriti. Invitiamo i nostri amici ad andare a vedere il filmato che noi abbiamo fatto circolare, che si trova praticamente in tutti i video e i siti dei nostri gruppi Alba Mediterranea e Accademia della Libertà. Proseguiamo. Mutui, spesa famiglie ai massimi da 30 anni. Questa situazione è gravissima. Tragica, non gravissima. Quindi da 30 anni a questa parte le famiglie sono strozzate, ma da che cosa? Non sono strozzate perché tutto sommato esiste un mondo commerciale, esiste un'attività produttiva che, come a suo tempo disse anche Berlusconi, ma non ebbe il coraggio di andare avanti nella faccenda perché lo stavano ricattando, facendogli crollare i valori borsistici delle sue aziende. Lo disse Berlusconi, dell'attività commerciale, l'attività produttiva italiana è vivacissima. È il problema bancario, è l'indebitamento del cittadino, di cui i mutui sono espressione.
Veniamo avanti. Anche gli adulti si scoprono precari. 1 milione di lavoratori over 34 non ha il posto fisso. Record al 2004. Qui andiamo di record in record. Il fatto che sia un record al 2004 non significa nulla. Significa che hanno portato avanti un sistema di precarizzazione del lavoro. E siccome noi invece siamo sostenitori... Ricattabilità si chiama, in altre parole. Esattamente. E siccome noi siamo sempre stati a favore del lavoro, perché noi siamo per il lavoratore e non entriamo nel merito di questi stronzi, di comunisti che hanno sempre identificato... La Fornero ha detto che non è un diritto il lavoro. Sì, appunto. Il ministro del lavoro ha detto che il lavoro non è un diritto. Non solo, ma questi comunisti se ne sono ben guardati da fare un'obiezione a una frase di questo genere, che dimostra che i comunisti sono sempre collusi perfettamente. Sempre stati collusi con questa gente qui, come abbiamo dimostrato anche di recente in una serie di interviste che io ho fatto assieme a Pucciarelli, a Giampaolo Pucciarelli, in cui si dimostra chiaramente che il marxismo è stato il motore del bolscevismo, ma il bolscevismo è stato una creatura dei finanzieri. Rothschild. Esattamente. Questi non sono comunisti, questi di Marx non ne sanno nulla, questi sono post-bolscevici, quindi al servizio del potere finanziario, non del potere economico, perché io posso anche capire il potere di un produttore, di uno che lavora e che ha dei dipendenti. Io lavoro, ho creato un nuovo prodotto, rischio improprio, faccio tutto, te pago e vedremo come metterti d'accordo. No, questi qui sono invece esattamente al servizio della finanza, cioè di coloro che speculano su coloro che speculano. Questa è la finanza, perché non è soltanto la speculazione pura e semplice di carattere banconota o quant'altro, ma è un derivato, cioè quello su cui questa gente specula, sono i derivati, cioè è un interesse sull'interesse delle banconote. Andiamo avanti. Questo è molto interessante, ma non è una storia di brioche. Facciamo un piccolo altro salto in cui si parla... A Maria Luisa d'Austria. No, si parla qui... Sì, no, beh, non qui, c'è sì, pane. Sì, mangiassero i brioche, ma qui giustamente risponde questo giornalista che è sempre di Avvenire. Di Avvenire è un giornale fatto molto bene, dove si può spiluzzicare parecchia roba, dove dice... Non è un'ideologica questione di buoni e cattivi, gentile signor Umberto. La deforestazione dell'Amazzonia è dovuta in buona parte all'accaparamento di terre da parte di pochi latifondisti produttori di soia che rivendono sul mercato internazionale. In appena 40 anni il Brasile è passato, a spese del polmone verde del mondo, da una superficie di 1,7 milioni di ettari di coltivazione a 25 milioni. E qui si parla appunto del fatto che la deforestazione, parliamolo, diciamo una volta per tutte, la deforestazione è stata fatta esclusivamente per ottenere monoculture. E queste monoculture... No, ma le monoculture, soprattutto su un humus come quello amazzonico, dopo uno o due o tre raccolti al massimo, l'humus è talmente impoverito di fosfati, di azotati e quant'altro, per cui non diventa più coltivabile, diventa deserto. Distruzione, attento che... Il deserto, lo stesso deserto che è accaduto negli Stati Uniti d'America, perché la stessa tipologia di pressione, di avidità, di volontà di guadagnare, eccetera. L'incendio delle praterie. Esattamente, che è stato collegato con l'incendio delle praterie e con tutta una serie di interventi che poi hanno trovato. Uno dei massimi critici è stato John Steinbeck, che ha scritto dei libri. Esattamente, ne abbiamo parlato molte volte. Su queste cose qui. Grandissimo. Dove a un certo punto. Grandissimo scrittore e grandissimo filosofo. No, è stato e soprattutto grandissimo uomo. Messo al bando ovviamente dall'establishment, certo, come al solito, e il quale appunto ha narrato, tra l'altro fu fatto un bellissimo film con Spencer Tracy, dove si diceva appunto che la rovina fu dovuta al fatto che questi volevano sfruttare al massimo il terreno senza lasciarlo riposare, con un sistema che noi della vecchia civiltà mediterranea abbiamo sempre utilizzato, quello del sovescio. Me lo ricordo, il film bellissimo, esatto. Che poi a un certo punto arrivano in un temporale... No,
No, quello è un altro film. È sempre con Spencer Tracy, sì, ma è un altro film. Col camioncino. Quello è Furore. Furore. Bellissimo. L'autore è sempre lo stesso. Sì, sì, sì. Però il meccanismo è diverso. Sì. Le Furore è ambientato nella crisi del 29. Sì, sì, esatto, esatto. Mentre quest'altro invece è ambientato leggermente prima, quando appunto per questa frenesia di produrre senza dare un minimo di riposo al terreno, un bel momento dopo 4-5 anni di coltura integrale di grano, un bel momento non produceva più niente. Andiamo avanti e adesso facciamo un altro salto, ma anche questo è un salto che per noi è di estrema importanza. Se la scienza si illude di poter clonare il mistero di Cristo. Ora, queste cose noi le dobbiamo dire. Questa è blasfemia pura, allora, detta in parole loro. Abbiamo scritto qui, questo è un delirio, allora, nel vero senso della parola, e attenzione, qual è la questione? Potremmo immaginare di ottenere un clone di Gesù e anche di moltiplicarlo, ma come potremmo avere la pretesa di costringere Dio a rivelarsi di nuovo? Per quanto sacro possa essere il DNA estratto da una sindone, non avrà mai altra utilità che di indicare la strada dei magi venuti dall'Oriente a rendere omaggio a un neonato in una mangiatoia. La rivelazione non potrà mai essere ridotta a una riproduzione in vitro. Prima domanda, chi ti ha detto che la sacra sindone è il corpo di Gesù Cristo? Che sia davvero sindone. Perché parti da questo presupposto? Certo. È come se noi oggi partissimo dal presupposto che siccome esistono gli extraterrestri, noi dobbiamo per forza creare delle piattaforme. Il campo per... 51 è stato messo forse ad hoc. Quindi praticamente cosa parli? Prima me lo devi dimostrare, no? Certo. Allora, questo per dimostrare a che livello è arrivato. Di paranoia. Di paranoia, di farneticazione. Il presupposto assolutamente assurdo di dare per vero qualcosa che vero non è. Non è comprovato, certo. Rimandiamo i nostri amici alla lettura. Sulla sacra sindone c'è da fare una puntata intera, perché è veramente idiozia assoluta. Non entriamo nel merito, certo. Perché è la discussione stessa sulla sindone che dà importanza alla sindone stessa. Il problema è un altro, il problema è che tu con quale diritto mi vieni a proporre che questo oggetto è il corpo di Gesù, che non sappiamo nemmeno se Gesù sia mai esistito. Oltretutto, invitiamo i nostri amici a seguire e a leggere i libri di Mauro Biglino, il quale è stato un grandissimo traduttore della Bibbia e dei cosiddetti testi sacri, e il quale di recente ha scritto dei libri nei quali ha ampiamente dimostrato che va bene, vuoi prendere la Bibbia per testo sacro? Benissimo. Però non c'è un cenno minimo. No, appunto, ma quello che c'è scritto sulla Bibbia non è quello che dici tu. Infatti. Allora, se la Bibbia è il testo sacro, certo, la Bibbia dice un'altra cosa. Infatti. Allora, mettiamoci d'accordo. Tra l'altro, la Bibbia ignora completamente l'esistenza di Yahweh. Allora, certo, tu mi devi dimostrare, primo. Certo. Secondo, nella Bibbia si parla di popolazioni che erano politeiste e non moniteiste. Quindi tu mi fai, fino all'altro ieri, mi hai fatto una polemica. Il vitello sacro. Non è che se lo sono inventato in quell'occasione. Esattamente. Lì. Era una delle tanti dei che venivano da Ur e compagnia bella. Ma naturale. Certo. Allora, questo noi le diciamo tutte queste cose per invitare a ragionare, perché riuscire a ragionare in questo momento di lavaggio del cervello continuato è delicata e più difficile. Più difficile da fare. Ma se riuscissimo a trovare un gruppo di persone che ragionano, noi avremmo vinto la nostra battaglia. Andiamo avanti. Tassiamo il gioco e non la benzina. La proposta della consulta antiusura, con cui soldi si aiuta l'Emilia. Con cui soldi si aiuta l'Emilia. Ora, c'è bisogno di scriverlo? Cioè, c'è bisogno di una consulta anti-usura che dice tassa il gioco, quando noi sappiamo perfettamente che voi avete creato, voi maledetti strozzini. Li abbiamo denunciati, cioè, tutti, anche le più alte cariche, per incitazione al gioco d'azzardo. Esattamente. Quindi vi invitiamo anche in questo caso, cari amici, andare a vedere, perché le trovate tutti sui nostri siti di YouTube, e di andare a vedere le denunce circostanziate che sono state fatte contro il governo, il presidente di questa stranissima repubblica e quant'altro. Pseudo-repubblica, mai dire repubblica. E quant'altri,
i quali hanno favorito, tollerato e anzi auspicato l'utilizzo della corruzione, perché il gioco d'azzardo è corruzione, ricatto. 98 miliardi di euro, sì, in evasi, di tasse, esatto, in evase, che noi abbiamo denunciato, sì, anche quelli. E adesso il signor colonnello, uomo forte della polizia finanziaria di Stato, come diavolo si chiama, non mi ricordo più. Non voglio nemmeno sapere. Che è stato costretto a dare dimissioni perché lo Stato si è accordato per il pagamento da 98, sì, a 2,5. E 2,5. A chi? Al mondo dell'usura, perché sono stessi. Prova te a vedere se devi dare 98 miliardi, sì, allo Stato, se ti fanno, sì, il condono a 2,5. A 2,5. Andiamo avanti. Per di che paese viviamo. L'alt di Napolitano ai veleni del nulla, Stato mafia, l'ira del colle, ricostruzioni arbitrarie, si è agito con la massima trasparenza, ti immagini. Il rapporto tra lo Stato e la mafia c'è sempre stato. Anzi, diciamo pure che chi gestisce il potere oggi in Italia sono mafiosi. E quindi sono peggiori mafiosi, cioè mafiosi usurai, quel tipo di mafioso che non va a ricattare il poveraccio o traffica a spese proprie perché rischia la pelle, no, il tipo di mafioso che attraverso collegamenti di carattere massonico e mafioso, a livello ovviamente di banche e quant'altro, esercita l'usura e lo strozzo a danno dei concittadini. Ultimo capitolo di cui vogliamo parlare è questo, l'Usi a Rebibbia. Poi Stato mafia, tutti col collo e basta veleni. Allora, perché qui la questione è stata trattata in una maniera che a noi non è piaciuta. Noi abbiamo l'amministratore di un piccolissimo partito, il quale si è fregato svariati miliardi, non centinaia di milioni di vecchie lire, miliardi. Circa 30 milioni di euro. Sì, si è fregato. Chi dice anche 40. Si è fregato tutti questi soldi. Allora, prima di tutto, gli esponenti di questi partiti sono dei delinquenti e dei ladri. Dovrebbero essere processati tutti come delinquenti e ladri, taglio della mano. No, non solo, ma truffa ai danni dello Stato è una cosa gravissima. Truffa ai danni della Stato. Fino a 10 anni di carcere. Truffa ai danni del popolo italiano e quant'altro. E ora ci vogliono far credere che questo personaggio, che è esponente di spicco di quel partitino, di teste di cazzo, quel personaggio no, l'ha fatto per conto suo. Cioè, come dire, nella mafia cosa succede? Quando uno si frega i soldi, lo fanno subito fuori, lo fanno trovare con la corda al collo, con la pietra in bocca, con la pietra in bocca, e poi, come si dice, caprettato. Sì, sì. Qui invece no, tutti a dire no, ma quello, poi lui dice io posso restituire solo 5 miliardi. E gli altri? Cioè, gli altri appunto. E poi abbiamo avuto la comparsa dell'ineffabile Rutelli, dice io non c'entro un cazzo, come non c'entro un cazzo? Ma è amico tuo, e stava sempre con te, lo incontravi tutti i giorni, te dava i soldi, maledetto frocio, che non sei altro, e ancora mi viene a dire a me, cittadino italiano, che tu non ne sapevi niente. È un insulto alla mia intelligenza. Maledetto frocio, gli italiani sanno tutto di te, caro Rutelli. Rotello, capito? È una rotella proprio sballata. Appunto. Andiamo avanti, conclusione? Con questo abbiamo chiuso. No, beh, ci sarebbe da dire anche sull'enunciazione che ha fatto il signor Monti qualche giorno fa, quando in un'intervista di 3 giorni fa è andato a dire che noi siamo andati in questi giorni a Bruxelles per demandare ancora più poteri all'Europa. Quale Europa? Allora, intanto bisogna l'Europa sapere, dei popoli intanto non esiste. Bisognerebbe sapere chi è l'Europa, per dire un'affermazione che l'Europa è un continente con 480 milioni di persone, qualche centinaio di milioni di società e organizzazioni politiche, culturali, eccetera, quindi bisognerebbe sapere che cosa intende quando dice Europa.
Io un dubbio ce l'ho, ma lo dico dopo. L'altro invece che andrebbe chiarito è chi ha mai demandato o deciso di demandare i poteri che spettano alla Repubblica, allo Stato e ai cittadini a degli perfetti ignoti che non si riesce a definire. Allora, questa storia. E chi ha demandato, ha ottenuto il potere di parlare a nome degli italiani, certo, a Monti, certo, e quella magnata di scalzacani che lui stanno dietro. Quindi, allora qui bisogna cominciare a riaccendere il cervello, perché io personalmente, quando ricevo un torto, se uno mi dice A, rispondo B. Se mi dà un calcio in pancia, io ne do due, ma così è sempre stato, e a oggi ho un sacco di nemici, ma anche quei nemici sanno che di me devono avere paura, perché nel momento che combinano qualche cazzata, io gliela rimando con gli interessi. Legittimi questa volta, non sono interessi delle banche. Assolutamente legittimi. Quello che dovrebbero capire gli italiani è che noi ci troviamo in questa situazione del cazzo, dove oramai siamo schiavi e senza nessuna possibilità di intervento se non attraverso la violenza fra un po', perché fra un po' ci sarà bloccato qualunque via di percorso non violento per riottenere quello che ci è stato sottratto. Allora, noi siamo qui oggi per fare un elenco, diciamo sostanziale, proprio solo formale, non sostanziale, proprio un elenco nudo e crudo delle cose che ci sono state sottratte. Allora, i sindacati non esistono più, quindi un operaio, un professionista, un lavoratore non può più fare riferimento all'aiuto e alla, diciamo, partecipazione. Oddio, se per più sindacati intendiamo la triplice sindacale, quella è da decenni che non esiste, certo, più, perché è collusa col potere centrale. Certamente. No, mi riferivo col potere finanziario ed economico. Le altre più piccole ancora magari qualche cosa fanno, qualche cosa riescono a contare. La cosa quindi principale, diciamo una delle cose principali, non esiste più. La magistratura e la giustizia in Italia non esiste più, perché quando tu, Stato, tu Presidente della Corte Costituzionale, quando vai a fare l'annuncio annuale della situazione dello Stato dell'arte in congresso nazionale e dici che ci sono 10 milioni di cause aperte, ma quello che si scorda di dire il caro Presidente tutti gli anni, avvicendandosi poi ogni anno persone magari anche diverse, da 20 anni, è che si scorda di dire che ogni anno vengono di nuovo presentate fra penali e civili e amministrative circa 4 milioni di procedimenti, e i quali perché? 4 milioni vengono praticamente annullati per la prescrizione per le vecchie e l'insabbiamento per le altre, o il la decadenza allora, dei termini per altre. Questo rincorrersi di questi ricorsi è legato proprio alla disfunzione all'inefficienza e al fatto assoluta che il cittadino non può avere giustizia e quindi la cerca disperatamente ricorrendo di allora, nuovo. Allora, in uno Stato dove la giustizia, come già solo per questi più parvi elementi appare evidente, è chiaro che chi delinque sa di farla franca, io ho fatto anche un conteggio, un calcolo, viene condannato in via definitiva una persona su 400.000 reati. 400.000, allora è chiaro che io so che faccio un reato, soprattutto se non è un reato di sangue e che non ammazzo nessuno, ma faccio una truffa anche di qualche miliardo, chi se ne frega, una sola volta su 400.000 potrei essere condannato in via definitiva, la maggior parte delle volte finisce in tarallucce e vino. Io vedo persone che vanno in giro tranquillamente e fanno truffe, proprio vivono nella truffa, costantemente truffando le persone. Allora è mai possibile? Allora i cittadini anche questo non c'hanno. Non c'hanno più l'istruzione, quindi non hanno più accesso all'istruzione, perché oramai per andare all'università devi tirare fuori 10.000 euro l'anno, perché mentre io ho due figlie che fortunatamente hanno studiato all'università tutte e due per 5-6 anni per raggiungere la laurea e avevano le borse di studio perché erano brave, davano gli esami, prendevano i voti, eccetera eccetera. Oggi questo non sarebbe più possibile. Quindi neanche qui c'è una selezione solo per i ricchi, solo, come gli Stati Uniti d'America. Esattamente. E come nel mondo anglosassone. L'intenzione è proprio quella.
ma andiamo avanti, non c'è più accesso alla politica. Se tu vuoi fare politica, no, oggi... Attenzione, per i ricchi e per i figli di Bossi, ah, i figli, certo, di Bossi, un'università, cretini trova, come sono, trova, l'università in Romania la trovano sempre. No, ma se non c'è la si crea l'università, ad hoc. Poi, non c'è più accesso alla politica, perché se vuoi entrare in politica o fai parte, entri dentro la segreteria nazionale o nelle grazie della segreteria nazionale per cui vieni messo in candidatura. Oppure masso mafia. No, oppure devi oggi, grazie al signor Berlusconi che nel 2009 ha promulgato questa infame legge, devi raccogliere 40.000 firme preventivamente, con tanto di notaio, con tanto, cioè non semplicemente uno va in giro per strada, no, tu sei d'accordo, mi dai il voto, sì. No, devi andare lì con un attestatore, con un pubblico ufficiale effettivo, quindi, cioè, adesso non seguito la disamina perché è troppo lunga, sarebbe troppo lunga, ma sicuramente noi siamo oramai in uno stato di polizia, in uno stato in cui la polizia, fra l'altro, ti può arrestare senza più neanche avere diciamo, il mandato da parte del giudice. Siamo a una follia assoluta. Come quindi, sta avvenendo adesso in America, perché le ultime notizie, certo, sono che in America stanno arrestando tutti quelli che si oppongono al sistema e tutti quelli che stanno indagando sull'11 settembre. Certamente. Allora, in conclusione, ragazzi, questo è il momento di tirare fuori le palle e ci meriteremo quello che il futuro ci riserverà. Quindi se avremo la capacità e le competenze e soprattutto la carica e la convinzione di riuscire a sgominare questa banda di delinquenti, saremo liberi, altrimenti saremo schiavi. E d'altronde chi non ha le palle non le può tirar fuori.